Emozionati e stupiti, i fedeli di Scannabue venuti a Chiavari per pregare sulla tomba del loro compaesano, Monsignor Marchesani, hanno riscoperto la figura del presule nel 50° della sua morte avvenuta il 4 luglio del 71. Una quarantina di pellegrini si sono ritrovati in cattedrale per la messa, colti di sorpresa dal ricordo ancora vivo che la comunità chiavarese conserva per Monsignor Marchesani. Sono rimasta stupita per tutto quello che ha fatto a Chiavari, non solo a Chiavari ma anche a Sarni, a Cava, in Campania. E veramente ha fatto tantissime cose senza esaltarsi, anche quando è diventato vescovo. Durante la messa, il sacerdote ha utilizzato il calice donato da Marchesani alla sua comunità di origine. La funzione è stata accompagnata dal coro Don Sergio Serina di Scannabue. Tra i presenti anche un cugino di Monsignor Marchesani. Visitò Chiavari da ragazzino, andò a trovarlo in casa. Per lui ieri ricordi ed emozioni forti. Una persona molto affabile, gentile, e da quello che ho visto io quel poco tempo che sono stato qua, che la gente gli voleva molto bene. Monsignor Marchesani è stato vescovo di Chiavari 23 anni, dal 48 al 71. Lasciò opere ispirate, Casa Marchesani, l'Albergo Stella del Mare, il Villaggio del Ragazzo, l'Agricola di San Pier di Canne, il tutto con grande umanità. Quando passava, io penso in Caruggio, con le nocche delle dita picchiava nelle vetrine dei negozi per salutare. Questo credo che sia un po' sentire l'odore del gregge di cui parla spesso Papa Francesco. Su questo rappresenta proprio un po' il tipico parrocchiano di Scannabue, molto generoso, creativo, che si dà da fare e soprattutto non si arrende nelle difficoltà.